Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi secondo appuntamento dedicato alla Next Gen, dove passeremo in esame l'offerta di Microsoft attraverso 5 motivi che potrebbero rendere la Serie X la scelta perfetta per entrare nella nona generazione di console. Prima di iniziare però vi ricordo che giovedì 19 si terrà un appuntamento imperdibile per festeggiare il mio 21esimo compleanno e anche l'apertura definitiva della Next Gen. Sto organizzando una live ricca di sorprese, ospiti e possibilità di giocare insieme. Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli, intanto ricordatevi di seguirmi anche su Twitch per essere sicuri di non perdervi l'appuntamento. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Rispetto all'offerta di Sony, quella di Microsoft è decisamente più articolata e le due console puntano a target ben diversi. Se tra PS5 e la sua versione Only Digital cambia solo la presenza o meno del lettore dischi, Serie S e X si differenziano nettamente e presentano caratteristiche hardware molto distanti. La piccolina di casa Microsoft, oltre a essere un hardware pensato esclusivamente per il digitale, offre un'entrata soft alla next gen grazie a un prezzo competitivo. Con 300 euro si può avere accesso ai giochi di nuova generazione ed usufruire tanto dei rapidi caricamenti dell'SSD quanto di feature avanzate come il ray tracing. Attenzione che però il vero collo di bottiglia risiede nella capienza della memoria di archiviazione, con 512 GB totali, di cui solo circa 300 effettivamente disponibili, il rischio di ritrovarsi a corto di spazio in poco tempo c'è ed è concreto. Non aiuta poi il fatto che l'unico modo per espandere la memoria sia quello di acquisire delle memory card proprietarie della Seagate, il cui prezzo è decisamente fuori scala, oltre i 200 euro, una spesa che a conti fatti appiana le differenze con la sua sorella maggiore. Con il rinvio di Halo Infinite, la lineup di lancio di Serie X non presenta purtroppo una vera e propria killer application. Questo non significa però che Microsoft non abbia i suoi assi nella manica. Una delle caratteristiche più interessanti della nuova console è infatti la sua totale retrocompatibilità non solo con la libreria di Xbox One, ma anche con un supporto esteso alle precedenti generazioni di piattaforme della casa di Redmond. Questo significa avere a disposizione 4 generazioni di gaming a portata di mano, tutte comodamente accessibili su un unico hardware. Senza contare che poi molti di questi titoli sono ottimizzati per sfruttare al meglio gli hardware di nuova generazione. Insomma, la retrocompatibilità su Serie X è tutto fuorché un'aggiunta dell'ultimo minuto, è uno dei perni centrali nella creazione di un ecosistema Xbox. Il vero fiore all'occhiello di Serie X rimane comunque la proposta del Game Pass. Grazie a un abbonamento mensile dal costo irrisorio, il Game Pass garantisce l'accesso a una libreria di circa 100 titoli in continuo aggiornamento. Da molti è stato definito un po' il Netflix dei videogiochi e l'analogia è parecchio calzante. Quello che va sottolineato però è che la libreria del Game Pass non punta esclusivamente sulla quantità, ma anche sulla qualità dei titoli proposti. Le esclusive first party sono disponibili a partire dal giorno della loro uscita sul mercato e l'offerta spazia dai titoli AAA più in voga del momento fino a proposte più di nicchia come titoli indie che facilmente potrebbero sfuggire ai nostri radar. Va da sé che come proposta è praticamente imbattibile e consente di risparmiare tantissimo sull'acquisto di singoli giochi, che tra l'altro in questa generazione hanno subito un rincaro significativo. Ma i vantaggi del Game Pass non finiscono certo qui. Con la versione Ultimate del Game Pass infatti è possibile sbloccare il servizio anche su PC insieme all'accesso all'xCloud, il servizio di gaming in cloud proprietario di Microsoft. Questo significa poter giocare da remoto istantaneamente, senza alcun bisogno di download, da qualsiasi device compatibile, smartphone inclusi. Quando si parla di creazione di un ecosistema, Microsoft non ha chiaramente rivali ed è svariati passi avanti alla concorrenza, mentre Sony non è ancora riuscita ad accorpare i suoi servizi in un unico abbonamento, con il Plus e il Now che rimangono senza alcun tipo di integrazione e colossi come Google e Amazon si muovono incerti su questi territori inesplorati. Se si è attratti dall'idea di un gaming veloce, immediato e sempre disponibile, l'accoppiata Serie X e Game Pass è un acquisto obbligato.
Spesso però si critica l'Xbox sottolineando come esclusi servizi siano le esclusive a mancare, un punto fondamentale e decisivo per molti acquirenti. In questo caso è vero, le esclusive non sono mai state una priorità di Microsoft, eppure Phil Spencer negli ultimi anni ha investito ingenti somme di denaro per invertire il senso di marcia. L'E3 2018 ha segnato l'inizio di una sequela di acquisizioni che hanno rimpolpato le fila dell'Xbox Game Studios, che ora vantano nomi di tutto rispetto. A colossi come Rare e Mojang si sono affiancati veri e propri veterani del settore come Double Fine e Obsidian, senza contare gli importantissimi 343 Industries e Ninja Theory. Insomma, nel corso dei prossimi anni si inizieranno a vedere i frutti di queste new entry e sebbene per ora la console presenti una lineup di lancio piuttosto sguarnita, il futuro è decisamente roseo. E come ultimo punto valido per preferire Serie X a PlayStation 5 o Switch, c'è sicuramente la prospettiva di un futuro dominato da una politica molto aggressiva da parte della divisione di Phil Spencer. Microsoft, sebbene abbia chiuso l'attuale generazione in netto svantaggio rispetto a Sony, sembra non voler badare a spese nel tentativo di riguadagnare il terreno perso e le ultime mosse hanno dell'incredibile. Disponendo di un capitale praticamente illimitato, sono state possibili alcune mosse clamorose, degli stravolgimenti in grado di far vacillare gli equilibri del mercato. L'integrazione di EA Play all'interno del Game Pass è passata inspiegabilmente in sordina, ma l'acquisizione di ZeniMax Media per una cifra da capogiro, 7.5 miliardi di dollari, ha catturato l'attenzione di tutti. Questo significa sicuramente avere titoli come Elder Scrolls 6 da subito sul Game Pass, ma chissà che le produzioni Bethesda non diventino a tutti gli effetti delle esclusive Microsoft. Una prospettiva che potrebbe rendere Serie X appetibile anche agli utenti Sony. Poracci, quindi cosa ne pensate? Microsoft ha le carte in regola per mettere in crisi PS5? La vostra next gen sarà targata Xbox? Come al solito vi aspetto nei commenti. Domani sarà il turno di Nintendo e della sua controffensiva con Nintendo Switch. Prima di salutarci vi rinnovo l'invito a tenervi pronti per il 19 novembre e per la live del mio compleanno. Trovate il link in descrizione. Io sono il Poro Series, Michele X, ciao!